Bella regà, bentornati in questo nuovo video e benvenuto se sei nuovo nel canale. Premetto, se qualcuno vuole fare questo video, siccome l'idea è stata mia ragazzi, ho preso un po' di clip di qua, un po' di clip di là e sono riuscito a fare un bel video. Quindi se qualcuno vuole portare questo metodo è pregato di mettere la mia chiocciola. Comunque iniziamo dai requisiti ragazzi, dovremmo aver fatto almeno una volta Caio Perico. Dovremmo avere 10 birrette nell'inventario ragazzi. Le possiamo prendere nell'autofficina che sono gratis ragazzi. Le potete prendere anche o al CEO regà o in un qualsiasi discount. Quindi a questo punto, una volta che ci siamo comprati le birrette ragazzi, dovremmo teletrasportarci o comunque sia in qualche modo arrivare qua dalla zona di volo diciamo. Perché avendo fatto almeno una volta Caio Perico, noi potremmo andare nella festa di Caio. Quindi una volta che abbiamo preso ragazzi, che è fondamentale, le birrette, possiamo dirigerci da queste parti. Io mi teletrasporterò ragazzi, e una volta qua faccio le scalette, non vi sbagliate con quella di volo ragazzi, e andiamo a Caio Perico. Accettiamo qua in alto a sinistra ragazzi la festa in spiaggia e poi aspettiamo di spawnare a Caio. Una volta che siamo spawnati a Caio regà, dobbiamo andare dove c'è la macchina, questa Jeep ragazzi che state vedendo adesso, per andarcene. Quindi una volta che siamo in questa posizione che vi sto facendo vedere, in alto a sinistra avremo lo slot per uscire, quindi schiacciare freccia destra per tornare a Los Santos. Quindi ragazzi, noi cosa dobbiamo fare? Vi ho fatto comprare le birrette, quindi adesso andiamo su azione e mettiamo questa raga: bevi la birretta, ok? Non c'è scritto bevi la birretta ovviamente. Comunque una volta che abbiamo selezionato questa azione, per attivarla ragazzi dovremo tenere premuto i due analogici ragazzi. È fondamentale perché se no il glitch non funziona. Dovrà versi tutta la birra alla goccia, ok? Tutta così di un fiato. In questa maniera noi dovremmo andare a berci 8-9 birre delle 10 che abbiamo nell'inventario. Una volta ragazzi che abbiamo bevuto tutte le birre in questa maniera, vi sono venuti i crampi, no scherzo, ci vogliono 30 secondi raga, 20 secondi, inizieremo a vedere lo schermo sballonzolare. A questo punto dobbiamo stare attenti ragazzi, appena vediamo il nostro tizio, il nostro personaggio che sbatte perché è ubriaco, quindi che sviene, dobbiamo subito essere veloci a spammare freccia destra prima che tocca per terra. In questa maniera vedrete che si fa una schermata glitchata, quindi sembra che cade, si rialza e poi cade ragazzi. Se vedete questa schermata glitchata che state per vedere adesso, vuol dire che vi siete buggati correttamente. Quindi ragazzi, a questo punto intanto vi invito a lasciare un like, a lasciare un commento, a supportare il canale, iscrivervi, attivare la campanellina, mettere le notifiche su tutte ragazzi, così posso rompervi le palle a qualsiasi ora quando pubblico un video nuovo. Quindi una volta che spawneremo in lobby ragazzi, dovremo richiederci un qualsiasi veicolo nostro o del civile, non è importante, l'importante è che non morite ragazzi perché ancora non siamo in God Mode, e andiamo qua dal taxi, ok ragazzi? Una volta che siamo qua dobbiamo fare la God Mode dell'altro giorno che vi ho portato sul canale, che vi lascio in descrizione se non la conoscete, ma è semplice. Quindi vi mettete qua ragazzi a fianco al cerchietto bianco, vi togliete il motorcycle club o il CEO se lo siete. Cosa fate? Schiacciate freccia destra ragazzi, e a quel punto tenete R2 e triangolo schiacciati o RT e Y schiacciati. Io vi consiglio di fare il glitch con un paracadute, così nel caso lo aprite subito e non morite ragazzi. A questo punto sarete sotto mappa e ora saremo in God Mode ragazzi, senza il Raggol. Cos'è il Raggol? Ragazzi, ve lo faccio vedere tra poco. Intanto usciamo di qua camminando, seguiamo la strada della minimappa ragazzi, e sbucheremo qua dal tunnel. Per chi non ha visto il video, questa è la God Mode normale. Come potete vedere, ora mi lancio due mine per farvi vedere, qua non muore nessuno. A questo punto cosa dobbiamo fare? Raga, se andiamo a fare bordello così, dopo un po' avremo la polizia che ci fracassa le palle. E che palle, le sirene, la polizia, cioè veramente noiosa sta cosa. Allora cosa facciamo? Apriamo il nostro telefono, regà, chiamiamo Dax.
avviamo un incarico di Dax e andiamo a fare il devasto, raga. Volete fare i bordelli? Volete fare le merde? Tanto io non sono nessuno ogni volta per dirvi di non farlo. Tanto se ve lo dico lo fate lo stesso. E allora vi insegno il modo per farlo come si deve, ragazzi. Perché pure Savix sa fare il pezzo di merda. Quindi, ragazzi, una volta che abbiamo chiamato Dax, saremo in God Mode, no Radgol, senza la polizia che ci fracassa la Wallera. E guardate che è veramente una figata, come potete vedere. Soprattutto se non c'è la police che ci rompe le bolse, regà. Quindi guardate che figata. E la cosa ancora più bella, raga, che non vi ho detto, che in questa maniera siamo 100% immortali. Non ci potrà uccidere nessuno, neanche col cacciatore di teste, perché quando ci proverà a schiacciare i cangiali succederà questo, che ci spinge da un'altra parte la gente, così la facciamo impazzire. Comunque sia, ragazzi, tanto il gioco è già rotto, allora rompiamolo completamente. Guardate invece, raga, questo tizio nella pubblica, guardate cosa è successo. Come potete vedere, mi voleva uccidere, raga. Io in qualche maniera, quando lui mi è atterrato praticamente vicino, mi sono aggrappato, ci sono atterrato praticamente sopra le ali. È veramente una figata. Immagino quello che era in God Mode, ovviamente, con quell'affare. Cioè, cosa ha pensato? Quindi a sto punto, ragazzi, siamo arrivati alla fine. Io direi uno sbadabam di incoraggiamento. Lasciate un like se vi è piaciuto il video, attivate le campanelline e alla prossima!